Fischio d'inizio dell'arbitro Antonio Liquori, comincia la partita tra Dark Shadow e Durex, terza giornata di Minor League. Attenzione, errore nel retropassaggio, ne approfitta Pepe che firma l'1-0 Dark Shadow, grandissima ingenuità qui da parte del numero 2 Luigi Caruso. Sul pallone, palo pieno da una distanza siderale, vicinissima al 2-0 la formazione Dark Shadow. Posizione in favore dei Durex, conclusione di Manzi che si spegne sul palo esterno vicino al pareggio i biancoverdi. Pepe in aria per Morgese che non riesce a centrare la porta, arriva poi Capezzuto che la mette dentro per il 2-0 Dark Shadow. E gestisce bene il pallone a centrocampo, allarga verso Capezzuto che ha dinanzi a sé Merolla, lo salta secco, ne salta un altro, entra in area di rigore, Capezzuto fa tutto da solo, grandissimo intervento del portiere che evita il 3-0. Duplice fischio dell'arbitro Liquori, finisce qui il primo tempo, Dark Shadow in vantaggio per 2-0 nei confronti dei Durex. Comincia la ripresa tra Dark Shadow e Durex, si riparte dal 2-0 in favore della squadra in completo oro. Non subisce fallo secondo l'arbitro, contropiede Dark Shadow, Capezzuto entra in area di rigore, Capezzuto e mette a segno la sua doppietta personale e il 3-0 Dark Shadow. Morgese ruba palla a Mazzocca, Pepe per Morgese, 4-0, anche Morgese si unisce alla festa. Azione dei Durex per Merolla che appoggia bene verso Manzi, pallone in area di rigore, grande intervento di Amato che evita il gol dei biancoverdi. Arriva il triplice fischio del signor Antonio Liquori, Dark Shadow vince in questa terza giornata di Minor League con il punteggio di 4-0 contro i Durex, vittoria convincente. Linea alle interviste. Siamo qui dall'area interviste del Millennium, la partita tra Dark Shadow e Durex si è appena conclusa, vittoria per Dark Shadow con il punteggio di 4-0. Abbiamo il nostro ospite Davide Esposito, migliore in campo della formazione Dark Shadow. Buonasera Davide, allora ti faccio subito una domanda, una partita in cui magari non avete strabiliato dal punto di vista del gioco ma grazie alle vostre individualità siete riusciti a portare a casa un'importante vittoria. Ma guarda, abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo giocato bene di squadra, quello che non abbiamo fatto la settimana scorsa è che abbiamo portato un'ottima squadra. Devo dire la verità, è stata una bella prestazione, ci siamo rifatti anche grazie al nostro capitano. Anche se sta un po' infortunato, ma è sempre il migliore dei nostri. Capezzuto sempre tra i migliori in campo della vostra squadra, senza dubbio. Esposito, una partita che vi rilancia anche come hai detto tu, dopo una sconfitta dolorosa della scorsa settimana contro Ottonero, in cui siete usciti battuti per 2-1. Ma è stata la scorsa partita, è stata una battaglia, è stata una bella partita. Gli avversari sono una bella squadra, si conoscono bene, si vede. Ma ci rifaremo, il campionato è lungo, ce la possiamo fare. Va bene, ringraziamo Esposito per la sua disponibilità, lo lasciamo andare, dall'area intervista è tutto, alla prossima. Buonasera.